Buongiorno a tutti, grazie dell'intervento. Farò una brevissima introduzione, poi lascio la parola a chi deve gestire la campagna, tra tutti gli aspetti più tecnici. È il quinto anno che presentiamo questa campagna, dopo tutto quello che è successo in questo percorso, vuol dire che la società sta crescendo, sta andando avanti, perché sono già 5 anni che veniamo a chiedervi e a presentarvi quella che sarà la nuova campagna abbonamenti. Abbiamo capito in tutti questi anni i risultati che abbiamo ottenuto, compresa la salvezza dell'anno scorso, che era l'obiettivo che ci eravamo dati, perché doveva consentirvi oggi di essere qua, di rifarò l'abbonamento in Serie A. E tutto quello che abbiamo fatto, compreso ripeto la salvezza dell'anno scorso, sicuramente è dovuto in parte anche alla presenza dei tifosi. Ce ne siamo accorti in questi anni, nomino solo una partita, perché poi non, senza fare un elenco, con la Fiorentina c'era uno stadio meraviglioso e credo che anche quello abbia contribuito in maniera determinante a farci fare quei punti che ci servivano per poter essere ancora qua in questo momento e avere quel logo della Serie A sulla campagna abbonamenti. Il mio auspicio ovviamente, come in tutti questi anni, che ci siate in tanti, che ci stiate vicino in tanti. Abbiamo cercato di non stravolgere quelle che erano le condizioni dell'anno scorso, cercando comunque di mantenere prezzi accessibili in molti settori dello stadio, perché è giusto che lo stadio sia pieno, perché lo stadio pieno fa comunque un effetto ben diverso e trascina molto di più la squadra che in uno stadio vuoto, come magari si vedono in altre piazze. Quindi rinnovo l'invito, mi raccomando, spero di vedervi tutti, io ho sempre l'auspicio di vederne uno in più rispetto all'anno scorso, poi vediamo, perché non sempre le mie previsioni sono state rispettate in questi 3 anni. Quindi grazie ancora a tutti e lascio la parola, non so adesso come a Jonathan. Buongiorno a tutti. La campagna abbonamenti è uno dei momenti iconici di apertura della nuova stagione, quindi è un passaggio importante. Prima di illustrare quella che è la strategia e passare la parola al responsabile della biglietteria per vedere settore per settore tutti i prezzi di questa nuova campagna abbonamenti, voglio fare una piccola introduzione. Prima di tutto quelle che sono state le scelte che abbiamo deciso di riprendere. Ovvero ancora una volta, come gli anni passati, abbiamo deciso di premiare chi c'è sempre stato, quindi in continuità con gli anni scorsi i vecchi abbonati, chi ci ha sostenuto e chi era con noi la scorsa stagione avranno un prezzo di favore e quindi un periodo di prelazione di prezzo e di posto. E in continuità con quello che è stata la strategia degli anni passati. Questo perché appunto vogliamo prima di tutto premiare chi ci ha accompagnato, però vogliamo anche vedere e dare la possibilità a nuove persone di venire allo stadio. Per questo abbiamo fatto alcune scelte per privilegiare quello che è l'inserimento e favorire nuovi abbonati, specialmente su quelli che sono nuove fasce d'età. Sicuramente c'è una grande attenzione, così come è stato negli anni passati, per i giovanissimi e per i più piccoli, con l'Under 8 e l'Under 14, che viene rinnovato quello che è un prezzo in tutto lo stadio di favore. In più c'è l'introduzione quest'anno di una nuova fascia Under 30, con un settore dello stadio con un prezzo estremamente agevolato. Quindi la politica nostra è stata quella di agire in settori che sono popolari con prezzi estremamente vantaggiosi e introdurre questi vantaggi soprattutto per i più piccoli e per gli under 30. Per far questo abbiamo deciso di fare una comunicazione che potesse abbracciare quella che è il passato, il presente e il futuro del Parma. E per questo nell'immagine della comunicazione che abbiamo pensato troviamo la sciarpa, questa sciarpa che disegna l'infinito della storia e della passione, una passione che passa da padre in figlio. Infatti all'interno della comunicazione vediamo appunto diversi soggetti, il padre e la bambina che raccoglie quella che è la passione,
ma non solo questa immagine che è alle mie spalle, ce ne saranno altre, ci sarà anche il ragazzo e la ragazza, il nonno che passa la passione infinita al nipote. Per fare questa campagna di comunicazione, quest'anno abbiamo scelto un partner che si è riavvicinato al Parmacalcio dopo aver collaborato con noi il primo anno, l'anno della D. E per studiare questa campagna abbiamo scelto un'agenzia che è un'eccellenza italiana, Made in Parma. E qua oggi c'è l'amministratore delegato di Caffeina, Tiziano Tassi, che ringrazio per la collaborazione e per questa partnership, e ti lascerei la parola per un saluto ai nostri tifosi e ai presenti. Grazie a tutti, grazie Jonathan per l'introduzione, grazie al club per la fiducia, perché ci avete dato una bella responsabilità e noi siamo felicissimi e onorati di avervi potuto supportare in questa fase. Devo dire che è stato un bel percorso anche tornare a collaborare insieme, perché vi abbiamo seguito in questi anni. Siamo cresciuti anche noi insieme a voi, no? in qualche modo, quando avevamo collaborato ai tempi delle serie di Caffeina era molto più piccola, oggi siamo 130 persone, chiaramente con un quartier generale a Parma, ma anche con un ufficio a Roma e Milano. E quando ci avete coinvolti in questa campagna, diciamo che tutto il nostro team si è sentito subito coinvolto, abbiamo lavorato a tantissime proposte, abbiamo lavorato a diverse strade, ma poi quella che abbiamo trovato è stata questa, quella che ci ha permesso di aiutare il club a comunicare la sua autenticità, che crediamo sia qualcosa di unico, mettendo al centro i tifosi che vengono da un bellissimo passato, no? Anche da esperienze che sono state fantastiche, fenomenali, ce le ricordiamo tutte, ma anche poi i momenti di difficoltà, dove credo che quello che sia più bello è stato il fatto che non è stato abbandonato il club nei momenti difficili, ma si è sempre andati avanti tutti insieme, come diceva l'amministratore delegato, forse è anche stato per questo che si sono raggiunti dei grandissimi traguardi, non ultimo quello della permanenza in Serie A. E quindi per noi questa rappresenta una storia infinita, una storia che parte da lontano, che parte da prima, che viene scritta giorno dopo giorno, da diverse generazioni, e che soprattutto ci permette di guardare al futuro, ci permette di guardare a chi questa storia deve ancora scriverla e anche la responsabilità che abbiamo come tifosi, come persone, di continuare a farlo e fare in modo che continui a vivere per sempre. Ecco, siamo molto fieri di aver creato questa campagna insieme a voi e che insomma ci sia la possibilità di collaborare, perché crediamo che insomma poter fare la nostra parte all'interno della città per un'eccellenza che milita nella massima serie sia qualcosa di indescrivibile e unico. Grazie e grazie a tutti. Quindi grazie Caffeina per questa collaborazione e ritornando a quella che è l'immagine della campagna, la sciarpa diventa il simbolo del tifoso. Una sciarpa che appunto disegna un infinito, ma una sciarpa che vogliamo che possa riempire i giardini, e quindi questa sciarpa va in città, incontra le persone, incontra i tifosi poi vengono al giardini per in qualche modo stringere questo rapporto. Abbiamo voluto fare un qualcosa in più, ovvero ad ogni abbonato verrà regalata quella che è una sciarpa, e una sciarpa che ritrae da un lato proprio lo skyline di Parma, lo skyline della città, il logo del Parma con i colori giallo-blu. Questa coreografia che ci ha accolto la prima partita in casa della D e che oggi ancora ci guida e ci indirizza verso il nostro futuro. E quindi questa sciarpa speciale dedicata proprio e in maniera esclusiva alla campagna abbonamenti verrà distribuita e omaggiata ad ogni tifoso che farà l'abbonamento per questa stagione. Ritornando invece a quelli che sono le logiche di prezzo, come detto abbiamo voluto continuare quella che è stata la politica di agevolare i vecchi abbonati e abbiamo voluto mantenere quelli che sono
dei prezzi popolari con una curva tra le più basse, diciamo, degli stadi d'Italia per i vecchi abbonati, e anche un settore che è il settore diciamo distinti, che ha prezzi sicuramente molto vantaggiosi. Per illustrare quelli che sono i prezzi lascerei la parola a Corrado Sani, che è il responsabile della nostra biglietteria. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto io vi do delle spiegazioni tecniche, più che altro, non è che stia a parlare di altre cose, per cui i prezzi sono di leggo. La campagna abbonamento comincia il 26, per cui mercoledì alle ore 10 tutti i punti vendita e il web inizierà a vendere i nostri abbonamenti, che verranno caricati ovviamente come l'anno scorso su un supporto che è la Fidelity Card, per comodità e per evitare che poi ci siano dei problemi se viene perso l'abbonamento. Detto questo, vi vado a leggere quelli che sono i prezzi. Allora, in tribuna centrale di tutto abbiamo il nuovo intero, che è rimasto invariato a 1200 euro, e l'intero prelazione del tiraggio abbonato a 880 euro. Qui abbiamo un nuovo ridotto che è a 950, e il ridotto prelazione a 650. È aumentato leggermente, ridotto a 14 di 10 euro rispetto a quello dell'anno scorso, ma sono sempre cose irrisorie. In tribuna laterale Petitò, il nuovo intero costa 680, mentre l'intero prelazione è di 5,90. Il nuovo ridotto è 5,90 e il ridotto prelazione 420. Il 50, come in tutti gli altri settori, è sempre ridotto under 14. In laterale ovest il nuovo intero costa 580 e l'intero prelazione per il vecchio abbonato 450. Il nuovo ridotto 430 e il ridotto prelazione 320. 50 i ragazzini. Tribuna est, il nuovo intero costa 450, l'intero prelazione 370. Il nuovo ridotto costa 300 euro, il ridotto prelazione 250 e poi è stato inserito il ridotto under 30, che è sempre 250 euro, notevolmente basso rispetto a quello che è. Il ridotto under 14 è 50 euro. In curva è cresciuto leggermente il nuovo abbonato 220, che è sempre un aumento, tiene il prezzo molto basso rispetto alle altre squadre di Serie A, per quello che abbiamo potuto vedere. E l'interoperazione costa 170 euro e 50 ragazzi. Come sempre, i ridotti sono riservati alle donne, agli under 18 e agli over 65. Ovviamente nella Est, avendo ridotto under 30, l'under 18 non c'è, perché ho preso in questo. Noi abbiamo sempre qualche problema nella seconda fase, cioè quando si parte sempre bene e cominciano a acquistare gli abbonamenti e i tifosi nei punti vendita. Il problema comincia quando cominciamo a aprire noi i nostri sportelli qua, e sarà il giorno 8. E chi è già abbonato è molto più agevolato andare e troverà meno confusione in un punto vendita piuttosto che venire qua, altrimenti si formano delle code disumane qua e poi dopo le difficoltà ci sono soprattutto per il caldo, eccetera. Noi continueremo a lavorare dall'8 al 13 e in questo periodo chi volesse cambiare posto, se vuole può venire a trovarci, noi prendiamo buona nota, e il 15 e il 16, che sono i due giorni in cui saranno ferme le vendite proprio per fare questi cambi posto, li assegneremo con più tranquillità. Per cui 15 e 16 appunto facciamo i cambi posto sempre qua, e poi dal 17 inizia la vendita libera, sia nei punti vendita qua da noi che sul web, che nei punti vendita di Parma e su tutto il territorio nazionale. Ecco, detto questo, io la vendita ovviamente andrà avanti fino al 13 di agosto. E poi, avendo la partita di Coppa Italia il 18, ovviamente dobbiamo vedere come incastrare il giorno per poter vendere, oppure se ci fermiamo un attimino, perché abbiamo una partita in atto.
e si riprenderà dal 19 fino al 20 luglio. Io consiglierei, io ho due consigli da dare, se è possibile. Chi deve rinnovare la rinnovarla perché è deteriorata, eccetera, la testa del tifoso, la Fidelity Card, eccetera, può rivolgersi al centro di coordinamento per tempo, per evitare all'ultimo momento di dover fare sia quello che l'altro, sia la tessera che l'abbonamento. Per cui in questi giorni che hanno tempo di al centro di coordinamento, ovviamente il signor Manfredini può procedere a fare queste tessere, che sarebbe una novità per tutti. Poi l'altra cosa è questa, il segnaposto. L'anno scorso abbiamo avuto un problema con i segnaposti. È importante che il tifoso capisca che quando si fa l'abbonamento, il segnaposto che viene consegnato deve essere portato sempre con sé. Perché? Può essere richiesto prima di entrare dai tornelli, per cui sulla tessera del tifoso non c'è scritto niente, c'è scritto tessera del tifoso e basta. L'abbonamento è contenuto informaticamente lì e va bene per i tornelli, ma se viene richiesto deve esserci il pezzo di carta fuori che dice che tu sei abbonato per questa stagione. E poi ovviamente per chi è in tribuna, ancora di più perché c'è il posto, la fine del posto dove si va a sedere. Questo è quanto. E ribadisco un concetto, ovvero il nuovo abbonamento Under 30 in Est ha un prezzo unico per i vecchi abbonati e i nuovi abbonati, quindi è l'unico, diciamo, oltre all'Under 14 prezzo di favore che viene fatto uguale per vecchio abbonato e nuovo abbonato. Ricordo che lo scorso anno avevamo alcuni settori sold out, la curva era uno di questi, quindi nei prezzi che abbiamo tra vecchio abbonato e nuovo abbonato, se tutti i vecchi abbonati si riabbonano, è ovvio che tutti avranno diritto al prezzo di 170 euro, che è il prezzo per il vecchio abbonato. Ma per poter fare un qualcosa di più stiamo anche lavorando per dare un servizio in più a proprio quei settori che andavano sold out. Quindi da qui a quando inizieremo la libera vendita lavoreremo per capire se riusciremo a portare un nuovo sistema che possa permettere agli abbonati nei settori appunto sold out di poter dare il proprio abbonamento a qualcun altro e quindi liberarlo per poterlo mettere in vendita in un sistema online che potrà permettere alle persone di poter comprare quel posto e quel biglietto, proprio perché se il settore è sold out nessuno se no potrebbe comprare quel biglietto, quindi diventa un doppio valore, un valore per chi vuole acquistare un biglietto in un settore che sarebbe altrimenti sold out, e un modo per l'abbonato di poter in qualche modo cedere quello che è il titolo e quindi non lasciare il posto vuoto e averne ovviamente quello che è un ritorno. Ci aggiorneremo in merito dopo i lavori che stiamo facendo proprio per chiudere e portare a termine questa novità e questa nuova possibilità e quindi la comunicheremo entro la data di libera vendita. Passo la parola al nostro direttore operativo e responsabile dello stadio, Stefano Perrone per aggiungere. Grazie, buongiorno a tutti. Ormai devo aggiungere poco, è stato detto quasi tutto. Volevo fare un piccolo passaggio su quelli che sono i concetti di libera vendita e quello che è il concetto di prelazione. Quando parliamo di prelazione, nella prima fase è dedicata al vecchio abbonato, ma questo qua è una cosa chiarissima a tutti. C'è una prelazione sul prezzo, ovvero viene garantito quel prezzo agevolato, e c'è una prelazione sul posto fisico. Questo naturalmente è un concetto che vale in maniera assoluta per i titolari di abbonamenti di tribuna. Però il diritto di prelazione, i vantaggi non finiscono con la finire della prelazione, ma rimangono anche in libera vendita. Un vecchio abbonato che viene in libera vendita non ha più possibilità di acquistare il suo posto, ma gli verrà garantito quello che è il prezzo agevolato. Questo per venire incontro sino alla fine quello che è stato il nostro vecchio abbonato, quello che ci ha seguito nella stagione precedente, per quelli che sono in vacanza, che magari non sono riusciti ad arrivare in tempo utile e quant'altro. Se la prelazione iniziamo sui punti Ticket One, che rimane il nostro sponsor tecnico e il nostro partner tecnico per l'operazione di campagna abbonamenti, ci sposteremo dopo sullo stadio. Naturalmente concordo con le vendite Ticket One, sono più semplici, sono fruibili sempre,
naturalmente poi non potevamo non aprire la nostra casa nella campagna abbonamento, ormai è un punto fisso che abbiamo mantenuto da anni, cosa che poche società fanno, se noi vogliamo continuare a mantenerla e possiamo fare questo perché abbiamo uno stadio cittadino facilmente fruibile e molto comodo. Naturalmente tra queste operazioni rimane sempre, continuo a ringraziare il centro di coordinamento che ci dà un grande supporto sia nella fase di vendita, cioè avremo una seconda parte, probabilmente ci sposteremo dalla sala stampa per dare seguito a piccoli adeguamenti degli impianti, ci sposteremo al centro di coordinamento e come sempre il centro di coordinamento è punto strategico per fare la tessera fidelity. Tessera fidelity, come ha già rimarcato Corrado, è fondamentale, i nostri studi sono smaterializzati, per cui abbiamo bisogno di un supporto fisico, il supporto fisico è la fidelity car. Fidelity car che però, e ribadisco il concetto, da sola non è sufficiente per entrare allo stadio. Grandi polemiche l'anno scorso quando chiedevamo il segnaposto, ma il segnaposto è un documento fondamentale perché garantisce una verifica e un controllo rapido in fase di accesso. Attualmente lo stadio, abbiamo iniziato l'anno scorso con dei grandi lavori e quest'anno continueremo a fare dei piccoli interventi di manutenzione straordinaria cambiando alcune sedute, con l'obiettivo forse più importante è quello di riuscire ad arrivare forse non per la fine del campionato in maniera totale, ma arrivando a settembre-ottobre, cambiando quello che è il sistema di controllo accessi. Noi abbiamo un controllo accessi fatto a barcode ancora un po' vecchiotto, in questo termine, c'è una piccola traiettoria per far entrare il biglietto. Abbiamo visto come i sistemi di vendita stanno sempre di più evolvendo verso il printatom, o verso la stampa a casa, o verso altri sistemi supporti, il biglietto sul telefonino. Naturalmente tutti i sistemi che possono essere utilizzati, impiegati per rendere più smart lo stadio, per dare più servizi ai nostri tifosi, però dobbiamo noi fare una piccola attività, un piccolo investimento creando dei varchi d'accesso adeguati. Per cui anche quest'anno gli interventi sullo stadio non si fermano e vanno avanti. Faccio un ultimo, che nessuno ne ha più parlato, ma in questa stagione, l'anno scorso è stato introdotto il codice di gradimento, che su Parma non è mai stato attuato. Questo per volontà della società, che ha avuto dal tempo ai tifosi di prendere atto di come si viene allo stadio, abbiamo fatto attività di informazione di come si accede allo stadio e come si utilizza l'impianto, per cui non abbiamo mai applicato il codice di gradimento, che in altri stadi invece è stato abbondantemente utilizzato. A quest'anno, dopo un anno di soft, probabilmente anche il codice di gradimento avrà un utilizzo maggiore. Il codice di gradimento che colpisce o viene utilizzato in tutti i casi di maleducazione da stadio. E maleducazione da stadio non vuol dire solamente atti di violenza, ma qualsiasi atteggiamento che è contrario a buona e sana convivenza all'interno dell'impianto. Codice che non colpisce solamente i tifosi, ma anche chi lavora allo stadio. Perché chi lavora allo stadio è chiamato a sua volta a mantenere sempre un comportamento assolutamente riguardoso e rispettoso verso i tifosi. Per cui il codice di gradimento non è sparito, è ancora lì, è ancora attivo, per cui anche quest'anno riparleremo ancora di questo.